Non meglio, dove sei? Allora, com'è andata sta vittoria? Consacriamo. Diciamo che è andata abbastanza bene. Ci voleva una vittoria, un sigillo a questo turbine. Io ho pensato, c'è la Merkel che fa la locomotiva d'Europa, allora ci serve pure un tedesco della turbine che fa la locomotiva. E allora mi sono messo davanti. Sei andata alla grande però, Sì. Fai vedere i tuoi tatuaggi. Prima della gara ho fatto favolosi questi tatuaggi. Ho vinto. Ecco che arriva il number one, è il tedesco Sasha. Ecco, vediamo, arrivano Leonardo, la vitola e Cividella. Clavarino, pure la freccia. Ecco a voi Clavarino. Ecco! Ecco Barilari! Alessandro Di Pofi! Alessandro Di Pofi! Forza! Forza Di Pofi! E poi facciamo cavoli! Cavoli, cavoli! Attenzione, attenzione! Ma che sarà successo qua? Nome! Nome, cognome e paternità. La coppia Martinez. Beh, certo. Averne due, non è che. Ecco che arriva un Cambrelli, va. Dacci il nome, vai. Apri la bocca. Sì. Giulio Rossi. Oggi degli stacchi. Sì. Porta. No? Guarda, io ti farei vedere. Ezio Rinaldi. Nome, cognome, paternità, maternità, tutto quello che vuole. Rinaldi. O Giuseppe o Caliendo? Caliendo. Caliendo o Moliendo, chi è? Emilio Caliendo. Caliendo o Moliendo Caffè? Dai, Mimo Gico! Dai, questo chi è? Paolo Benzi. Alessandro. Con Bertelli. Con Vittorio Bertelli e Marco degli Innocenti. Dietro dovrebbe essere Giuseppe. Giuseppe II. Giuseppe Salvatore. Giuseppe II, Giuseppe I. Giuseppe Salvatore. Cecco Peppe. Come? Franco Simone. Filippo Guarè. È il Pater Noster. Andiamo! E qui come facciamo quei nomi? Nome, cognome, paternità, maternità, te saluto! Ma che avete fatto? Festa? Ci siamo regalati una foto a top. Ecco l'arrivo di Maltese. Bene, Maltese. Seguito da Cecchettini e dal dottore Ceccanti. E con questa bella festa si sta concludendo la chiusura delle tappe Turbike. Vediamo Roberto Pietrangeli e Castagna. Che dici Castagna? Com'è andata la tappa? Molto bene. Bene, hai vinto? Sì. Hai vinto? Alla grande! Sono magnato. Sono contento. E che cosa dice qui il leader della E2? Meno male che è finito quest'anno, non ci avevo più. Oggi chi ha vinto? Barilari? Certo. Ah, sei andato subito, non ti ha aspettato. Dove sta Barilari? Dov'è Barilari? Gennaro. È già ripartito. Cigirelli, vieni qua. L'anno prossimo, che categoria vuoi fare? E4. Tu sarai un pezzo di mercato, ricordati. Peppe Bucci. Allora qui è Teleturbike, che cosa dici? È finito in maniera gloriosissima. Non è finita ancora. C'è il Turbacchi sabato. È finito, ma carico. Bene. Se magna pure, che cosa fai? Se magna pure al Turbacchi. Anche la prosciuttata al Turbacchi. Bertelli, sti bisonti che fanno? Sei calato. Ieri
sera mi ha telefonato Marcello. Ecco ciclista. Sì. Claudio. Ecco ciclista. Chi vuole un dolce? Come è andato il dolore alla gamba? Benissimo. Benissimo. È tornato fuori. Però in compenso mi sono rifatto col gavettone allo sfumante che mi ha fatto quel disgraziato di gennaio. Lo sai. Comunque ho visto che hai pedalato e sei stato grande pure oggi. Dai. Grande, piccolo. Ok. Ciao. Ed ecco l'ultimo arrivato. Com'è andata? Tosta, tosta. Vincerai un premio come quella volta alla 9 Colli. Com'è andata oggi? Non mi dica che hai faticato di più. Hai faticato più dell'altra volta? No, eh. No, no, benissimo. Poi sono stato con Cecchettini, guarda, mi ha tirato. Allora, cominciamo da te? Com'è andata la tappa? Oggi ho visto che l'hai presa tranquillo. Tranquilla e di conserva, con scarso allenamento, però sono soddisfatto lo stesso. Ci vediamo sabato al Turbacchi. Perfettamente. Cerca di portare Antonella. Presidente, te saluto. Che c'è? Presidente, te saluto. Un giaguaro? Oggi è una giornata strepitosa. Che hai fatto? Hai vinto? Mi sono dopato. Hai vinto? Mi sono dopato. Hai battuto? Secondo. Ah, secondo, ma... E Baroni ti ha fregato? Secondo Anna. Sono arrivato. Chi ha vinto? Ha vinto... Coso? Eliseo. Eliseo. Ah, Eliseo. Secondo degli innocenti, terza Baroni. Bene, bene. Guarda che a Baroni pedala, eh. Ma io oggi pedalo di più, ho pedalato. Bene, bene. Andiamo a vedere. Vediamo la Vitola. Grande la Vitola, com'è andata oggi? Alla grande, oggi battuto da Tedescone, oggi quarto. Quarto? Ah, un oggi giaguaro quarto. Oggi c'era un tedesco sempre in forma strepitosa. La squadra anzi di giaguari che perde colpi. Hai fatto intervista al tedesco vincitore oggi? Sono tutti solidari. Giuseppe. Grande. Allora com'è andata la tappa oggi? Faticosissima, permesso da faticosissima. Però faticosissima, mi però. Mi sono divertito. Ho trovato che c'eri qui. Sì, eh? Sì, 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 tutto bene. Alla grande. Oberdan. Io ti chiamo Oberdan perché mi piace più Oberdan. Lo so, Menchinelli, ma Oberdan è più bello, dai. Io mi chiamo Oberdan di nome. Oberdan, allora oggi com'è andata? Una fatica sempre peggio. Ogni volta peggio. Sarai l'uomo sorpresa dell'anno prossimo, dai. Spero in positivo. Vai forte, ho visto la tua bici che è molto bella. Che è quelle titanium lì, bello, bello. Ciateia, com'è andata la salita? Alla grande. Un vento, ero convinto di andare a terra da un momento all'altro sul lavoretto. Lo so, purtroppo c'era vento. Per un ciclista modesto come me. Senti, ma quando ti è passato Ferioli che ti ha detto? Ma la solita formula. Pino, com'è andata la salita? Benissimo, benissimo. Dimmi tutto. È sempre meglio la discesa che la salita, però ci proviamo a farla, piano piano facciamo bene, anche bene la salita. Ah, ma qui c'è anche il colonnello, ma non t'ho visto, colonnello, come sei andato oggi? Mi sono divertito oggi. Ma è bello, dai. Ma Pino dove sta, Pino? No, Pino è tornato, Pino è tornato indietro. Io che esco con i tapascioni, lo so, e che si fa solo in lungomare, fare poi questa salita è stato un mazzo che non ti dico, però alla fine mi sono divertito. No, questa è una bella cosa. Allora andiamo dal Pomata. Che no, dice? Pomata non so. Tu chi eri? Io ero Roscio. Ah, tu eri Roscio, è vero, mi sono sbagliato. Ero il Pomata, chi era? Chi era il Pomata? Il Pomata è Leonardo. Ah, Leonardo è il Pomata. È Leonardo. L'ho già intervistato il Pomata. Il Pomata è Leonardo. Beh, senti, tu come sei andato oggi? Io sono andato con piedi lì, si muove. C'hai un pipistrello in testa. Eccola qua, che arriva. Compla. Sono andato così col pipistrello. Bene, bene, come sei piazzato? Ma come sono piazzato? Ecco il Pomata, ecco. Un pipistrello. Pipistrello, l'abbiamo ribattezzato oggi dal prossimo anno toccherà fare degli allenamenti selettivi qua. Il prossimo anno bisogna muoversi. Presidente, qua. Pure l'anno scorso. Ogni anno la stessa storia. È come al liceo l'ultimo anno, uno campa di rendita, ma il prossimo anno tocca da se la fa. Va bene, passiamo direttamente qui a Salvatore. Salvatore, come sei andato poi? T'ho lasciato, che hai fatto? Ho seguito, arrivato su, mi ha messo a giacca, ho seguito Cecchettini. Bene, bene. E sono arrivato fino a qua. Ho visto, io pensavo che fossi già arrivato prima. Di Mada, hai vinto alla grande, quanto gli hai dato? Ma credo 5 minuti almeno a Castagna. Quanto? Credo almeno 5 minuti a Castagna. A Castagna 5 minuti, porca miseria, Castagna come ha presa? No, è arrivato sorridente. Portiere per eccellenza. Io sono quello che mi è rimasto da fare. Io l'ho fatto come finale, perché in definitiva l'ho fatto all'inizio per un augurio, una speranza.
sperando, un auspicio, diciamo così, di una bella annata. Adesso l'ho fatto alla fine con la speranza che sia stata una bella annata. Ci rivediamo chiaramente a marzo. Come? Guarda, questo non si capisce un cazzo. Il primo pedala su asfalto? Ma quando va come treno, va come treno, questo non si capisce. Fa, come fai tu quando parlare? I primi tre tutti erano stranieri, è tutto uguale. Tedesco? Dice Mario, spagnolo e Pirino, dice italiano. E calabrese. No, italiano. Ma lui è tedesco di Germania, vero? Tedesco di Germania. Lui è tedesco dall'altra parte. Buona domenica a tutti e forza Roma! Forza magica! Alla grande! A Marcello! Io non ti voglio di niente. L'anno scorso stavamo qui a Sasso e tu dicesti: andiamo subito a casa perché c'è la partita da Roma, c'era Napoli-Roma, ha perso 2-0, quindi buono, perché io sono scaramantico, ma quello, l'anno scorso non era, lo ricordo io, sì, ma l'anno scorso non era la Roma, vabbè, no, era la Roma. Ciao ragazzi, ciao.